Innamorato di sta maglia qua, onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo casino. Ma ti ricordi il spazio di Pasquale Marino? Che non ci avrete mai, come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama Foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vinny G e Chili C, non rumba un cazzo a KTCD. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie B. Serie B. Vedere questo posto guaio, pensavo da vedere il tuo mondo, però non c'è storia, no, prenditi un attimo, respira l'aria, goditi su sole platmo. Vieni a vedere questo posto guaio. Allora, buonasera a tutti, tutti gli amici di Mitico. E siamo qui a commentare questa grande vittoria del Foggia, l'ultima dell'anno, perché purtroppo altre partite in casa non ce ne abbiamo prima che finisca l'anno, però festeggiamo quest'anno straordinario. E ci abbiamo adesso in collegamento, ci abbiamo Giacomo, che chiama da Milano, immagino, Cristian da Roma, Pino da Califoggia e Vincenzo da Pomarance. E in cabina di regia abbiamo Biagio, che sarà con noi, insomma, anche se al momento non riesco a vederlo. E, niente, insomma, io partirei, dato il tabellino, insomma, che ci fa leggere due volte Iemmello, partirei con Cristian per il commento, insomma, perché... bravo. Ah, io ho visto una partita molto divertente, un altro Foggia sicuramente rispetto alle ultime prestazioni. Mi è piaciuta tantissimo la coppia Sarno-Angelo, che hanno prodotto azioni in una quantità forse disumana, cioè una cosa mai vista in una partita di calcio. E il primo gol, se Iemmello lo sbagliava, diciamo che sarei partito direttamente da Roma col primo treno con istinti omicidi verso di lui. Perché, però se era venuto, perché avrebbe dovuto sbagliarlo? Appunto, perché avrebbe dovuto sbagliarlo? Non era proprio possibile, pensabile cosa del genere. Il secondo gol mi è piaciuto di più. E quindi lì proprio ho gridato come se amassi Iemmello dal primo giorno in cui l'avessi visto, insomma, anche perché è stato un bellissimo gol, anche quello prodotto da un grande Sarno, che secondo me quest'anno sta facendo davvero tantissimo. E quindi, cioè, finalmente Iemmello si è sbloccato, sono contento per lui, speriamo che continui bene così. Così, continua a segnare ancora, insomma, adesso che si è Speriamo sbloccato. soprattutto, sì, perché Anche l'anno comunque. scorso, se ricordi, lui col Cosenza ritornò a segnare anche in esultanza Sì, con perché Rabiot. essendo lui di Catanzaro, c'ha questa cosa che il Cosenza Giocherà. gli fa sangue, non lo so che cosa gli produce, però a me va bene tutto, eh. Cioè, ci sta pure. L'importante è che si sia svegliato, insomma, nel senso che abbia segnato, abbia trovato finalmente il gol, anzi i gol, e che continui su questo filone, insomma, perché. Lì dietro c'è Sarno e Angelo che lo pensano. Addirittura anche Mazza, ho visto qualche bello scambio con Mazza. Quindi, comunque, a livello di Combinazione squadra e di giusta. passaggi c'è. Bisogna soltanto Benissimo. concludere. Quando si conclude, poi alla fine si mette un bel fiocchetto rosso. È una partita che abbiamo dominato anche questa volta, insomma, no? Non so se sia palese. Pino, che ci dici? Secondo te abbiamo dominato veramente, anche se il secondo tempo, insomma, abbiamo un po' tirato i remi in barca, mi sembra. C'è un problema di audio. Non ti sentiamo. Sì, mi sentite Ah, adesso? adesso sì, adesso sì. Sì, come dicevi, esattamente al secondo tempo abbiamo un po' calato di marcia, ma è normale. Vedendo il primo tempo, vedendo le ultime prestazioni del Foggia, non siamo supereroi, quindi siamo umani ed è normale che il Foggia abbia calato un po' di tonicità nel secondo tempo. Bellissima partita, un grande Cosenza, complimenti al Cosenza perché è stata un'ottima squadra, Foggia. Piaciutissimo Sicurella, complimenti, grande, buonissima prestazione di Sicurella, di tutti in generale. Narciso ci ha dato un po', se avessi fatto un elettrocardiogramma, ogni volta che ha toccato la palla Però ha fatto Narciso. due buone parate anche oggi, No, no, due buonissime sostanziali. parate. Sulle palle difficili ha fatto alla grande, ma su certe palle un po' morte, un po' facili.
Bravo come L'elettrocardiogramma se è uscito non fuori pitacchi dal set, un si è po'. annoiato, non ha subito neanche un gol, qualcosa doveva fare, si è No, 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 annoiato. esatto, meglio così che un'altra situazione. Benissimo. E cosa dire, Iemmello prima del primo gol mi ha un po' titubato, mi ha dato un po' da ripensarci, un po' sempre su Iemmello, la solita storia. La cosa che farei fare a Iemmello, se fosse Zeman in panchina, un po' di gradoni in gradinata, perché lo vedo, non lo vedo molto... Fisicamente non lo vedo veloce, non lo vedo pimpante come dovrebbe essere. Quando prendeva la palla lui rallentava un po' il gioco e non l'ho visto molto convinto, soprattutto nell'ultimo, vabbè che a fine partita e quel che sia, però l'ultimo tiro che si fa intercettare la palla prima che la tiri e Vabbè, insomma, i altre minuti palle. di recupero No, 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 e quelli. altre palle pure di contropiede, ha perso un paio di palle in contropiede quando poteva spingere un po' di più. Quindi se vogliamo essere chirurgicamente dettagliati, che questo Foggia ci sta dando questa opportunità di essere al minimo dettaglio un po' particolari, Iemmello dovrebbe avere un po' più di forza nelle gambe e correre un po' di più. Per il Ok. resto, Tutto a tutto posto. bene, niente da ridire, bellissima partita. E grazie per De Zerbi, grazie per Gerbo per aver firmato il contratto. E niente, Vincenzo. i due spagnoli alla grande, Masa e Riverola, li ho visti tutta la squadra bene, di Chiara, l'ho vista in buone condizioni. Un po' al primo tempo Angelo, un po' sfasato, un pochino al primo tempo, non l'ho visto nel suo ruolo, ma nel secondo tempo era esattamente nel suo ruolo per i cross che sa fare lui. Vincenzo. Sì, ciao Allora, volevo ragazzi. dire. Guarda, io Dimmi. volevo dirti, visto appunto tecnico, ci sono stati secondo me due tipi di partite. Nel primo tempo loro erano molto chiusi tutti indietro e quindi noi abbiamo giocato con il nostro solito tiki-taka. Nel secondo tempo invece loro sono venuti avanti a pressare alto e noi siamo andati un po' più in difficoltà. No? Secondo te è dato solo dal risultato o è stato un tipo di situazione diversa di partita che secondo me ci ha visto un po' sofferenti anche nella seconda parte? Per forza, perché insomma il Cosenza è lì dov'è in classifica, non per caso, è una signora squadra, l'abbiamo vista, anche se ha avuto un primo tempo disastroso, però questo perché ha avuto un Foggia gigantesco, grandioso, dove non dimentichiamo che non giocavano due titolarissimi, Agnelli e Gerbo, e che specialmente nel primo tempo sembravano quasi che fossero in campo, quindi complimenti a Sicurella e complimenti a Riverola che non hanno fatto sentire le assenze pesanti che aveva il Foggia. Ah, ci dimentichiamo che Sicurella mercoledì ha giocato, se non erro, 90 minuti, quindi voglio Sì. dire davvero, davvero grande partita da parte di Sicurella. Per quanto riguarda quello che mi chiedevi te, effettivamente nel secondo tempo probabilmente il Cosenza ha avuto un attacco di impeto, ha cercato di aprire la partita più volte, anche se insomma voglio dire tutto sommato la difesa del Foggia ha retto e ho visto anche un Narciso sicuro tra i pali. Fin anche troppo sicuro con i piedi nei dribbling, però insomma, voglio dire, meglio di così. Il Foggia oggi ci ha fatto divertire. Un grandissimo Iemmello. Mi dispiace di non essere d'accordo con gli amici, ma Iemmello oggi mi è piaciuto tantissimo. Un calciatore, un leone d'aria, è uscito anche fuori dall'area di rigore, insomma, per aiutare la squadra. Ok, Per da una grande partita. Giacomo, che dici? Visto i singoli, diciamo, il centrocampo era, abbiamo detto, rimaneggiato, non c'era Gerbo, non c'era Agnelli, mancava Quinto, non c'era Gigi Di Biagio, Barone, non c'era, ma le assenze, insomma, erano molteplici. Che ci dici dei rincalzi? Insomma, come sono andati? Secondo te Sai abbiamo una che rosa credo competitiva? assolutamente Vacca sì, al posto credo di Di Gio. che Bach, cioè, è un problema. Secondo me siamo troppi e troppo forti perché i sostituti di oggi non hanno fatto assolutamente sentire la mancanza dei titolari. Io non riesco a capire come farà De Zerbi adesso a tenere fuori Riverola, per dire, che veramente sta facendo delle prestazioni di altissimo livello. Mi mancava la cattiveria in Serie C, ma ultimamente veramente, veramente forte. Per me il migliore, quello
secondo me, il calciatore che sta crescendo di più, che sta, si sta confermando sempre ad altissimi livelli, è lo Iacono. Cioè, lo Iacono è mostruoso, ragazzi. Abbiamo avuto la fortuna che per colpa, cioè, per l'infortunio di Quinto si è dovuto portare Coletti a centrocampo. Abbiamo riscoperto sto talento in rosa che è assurdo. Anche il gol del 2-0 è partito da una palla che ha arpionato lui in difesa e ha fatto Se partire posso dire, forse 4-0. paradossalmente, quello più in ombra oggi sembrava poco Coletti a centrocampo. Sì, tanta Che imprecisione di da Coletti. dopo la diffida, così, la squalifica per diffida, poi non si è più ritrovato in qualche modo, anche come condizione mi sembra quello più in affanno. Sì, sono d'accordo. Tante, tante imprecisioni, però alla fine diciamo va bene. Su Iemmello non sono d'accordo. Io Iemmello l'ho visto davvero correre su ogni pallone, in difesa e a pressare il portiere fino all'ultimo minuto. Quindi non sono d'accordo. Mi è sembrato in palla. Io a questo punto farei coinvolgere Biagio, dovrebbe esserci, non ho capito come Ci funzionava. sono, ci Eccolo qua, eccolo sono. qua. Biagio, allora a te volevo parlare più che altro dell'atteggiamento, della situazione anche fisica, perché tu appunto l'altra volta commentavi che un po' di stanchezza, un po' le condizioni del campo. Oggi abbiamo giocato su un tavolo da biliardo e forse la differenza tecnica si è vista anche rispetto alla partita scorsa. Sì, sicuramente la partita di oggi ha dimostrato che il Foggia ha necessità anche di queste cose, ha bisogno anche di un campo da gioco che sia adeguato, ha bisogno per esprimersi bene, si intende, può giocare dappertutto. Però quando gioca in un campo adeguato, quando gioca con una situazione diciamo ottimale, anche le carenze fisiche, anche i problemi, i rincalzi, l'avete visto? Cioè, oggi Sicurella non credo abbia fatto rimpiangere nessuno. Abbiamo avuto giocatori come lo Iacono che si sono dimostrati veramente monumentali. Abbiamo avuto Angelo in certi momenti che dimostrava di essere nel posto sbagliato, perché uno così deve giocare in A, non può giocare in Serie C. Sarno non lo commentiamo neanche, perché Sarno fa il reparto da solo. Io credo che sia necessario comprendere che diciamo il Foggia, per le sue caratteristiche, necessariamente andrà incontro a situazioni di difficoltà quando non avrà a disposizione Un manto erboso sì, consono. un impianto che sia adeguato. Avete notato alla fine della partita quando una palla recuperata in attacco sul lato destro, caparbiamente ha fatto il giro del campo per 1 minuto e mezzo, non riuscivano a prendere. Eravamo alla fine della Sì. partita, quindi Anche il pubblico sottolineava penso con che violenza. sia sicuramente, come dicevi tu, un fattore determinante. Poi ha dimostrato di riuscire a fare bene anche altrove, anche in altri momenti, anche in altre circostanze. La partita di Agrigento è sintomatica da questo punto di vista. Ultima cosa, penso che a Caserta sentano qui dietro il collo, abbiano un pochettino di fiato, se si girano ci vedono. Noi siamo lì, siamo a 2 punti, l'avevo Stiamo detto in arrivando. precedenza, noi dobbiamo arrivare a 2 punti alla fine del campionato, ci siamo arrivati alla fine del giro di andata, siamo arrivati ben prima e quindi secondo me dobbiamo fare in modo da finire ancora meglio il girone Il d'andata, girone. sicuramente. Benissimo, io a questo punto Biagio, a parte invitare, vedo che ci sono un sacco di persone collegate, io inviterei anche altri a intervenire se vogliono, insomma è una conversazione libera, quindi più siamo e meglio è. E poi lancerei il nostro sponsor, mi sembra insomma il momento giusto per lanciare il nostro sponsor. Ok, d'accordo. Signore e signori, pubblicità. Buonasera a tutti, amici della Piana. Eccoci qua. No, io riprenderei da dove eravamo partiti, da Christian, perché Christian, a parte che Christian sfoggia una felpa all style molto. Ecco, Molto vediamola bene style, perché ma io all sono style. style.
Cristian è un vero tifoso old style, però lui ci ha sempre avuto questo accanimento contro l'imprecisione dei passaggi, cosa che invece sembra essere dimenticata dalla nostra squadra, perché proprio per esempio oggi abbiamo avuto una quantità, una percentuale di passaggi precisi elevatissima, anche forse perché Riverola è uno che rispetto ad Agnelli c'ha altri piedi, e forse il fatto di costruire il gioco sulla qualità alla fine sta pagando anche, perché gli avversari corrono a vuoto, insomma la palla non la vedono mai. Sì, sì, sono d'accordo con te. Cioè, un altro Foggia. Lì un po' subiamo, secondo me, la sindrome di sdoppiamento di personalità, perché a volte questa squadra non riesce, almeno all'inizio, non riusciva a concludere le azioni, anzi non c'erano proprio azioni, sembrava che giocassimo un po' così... All'inizio del campionato, dici? Sì, all'avventura. Invece adesso si vede costruire un po' il gioco... meglio, specialmente lì, ripeto, sulla coppia Sarno-Angelo, perché quella mi ha colpito di più, però in realtà anche a centrocampo le azioni partono diversamente, si cercano i passaggi. Oggi poi chiaramente il Cosenza si è nel primo tempo un po' chiuso, anzi un po' l'abbiamo spinti noi, ma anche un po' secondo me è stato l'atteggiamento del Cosenza di chiudersi in difesa e aspettarci, ed è stata un'azione tattica sbagliatissima, perché noi siamo stati in grado di attraverso i passaggi di chiudere completamente il gioco e di mantenere il possesso palla. Siamo stati anche abbastanza bravi a non cadere in contropiede e tutto sommato abbiamo mantenuto il primo tempo su questo ritmo alto proprio grazie a questa fluidità nei passaggi, nel gioco. Nel secondo tempo è venuto un po' meno, forse perché abbiamo cercato di gestire, anche se con Mazza dentro io mi aspettavo qualcosa un po' di più, che all'inizio c'è stato con qualche passaggio con gli Emmelio, però poi... Magari sono un po' calati pure, nel senso la gente centrale, sì. Non c'è un minutaggio, allora forse un po'... Sì, anche forse a livello fisico abbiamo ceduto, però... Magari ho iniziato un po' a spingere... Abbiamo rischiato di fare davvero una goleada, perché tutto sommato, secondo me, è stato un po' il nostro mettere i remi in barca che ha portato il Cosenza a spingersi un po' più in avanti nel secondo tempo, perché... l'approccio tattico che hanno avuto è stato sbagliato sin dal primo minuto, secondo me. Sono venuti a Foggia pensando di poter aspettarci, quando invece noi siamo stati precisi, chirurgici nei passaggi e non abbiamo sbagliato niente. Questa è stata forse la carta vincente. Secondo te, Vincenzo, invece si possono vincere questi campionati anche col gioco, insomma, non solo con i calciatori Zanieri, anche su campi diversi da quelli nostri, insomma, cercando di imporre, capito, questo tipo di gioco, o ci può pagare con la lunga questo o è una... aspetta, Vincenzo, non si sente? Sì, ora scusate, è colpa mia. Dicevo, l'abbiamo vista anche domenica scorsa, i campionati si vincono anche con abbondante fortuna, non solo con il gioco splendido che dimostriamo quasi tutte le domeniche. Sono d'accordo, sì, secondo me è un fattore essenziale saper giocare, fare nascondere la palla all'avversario per poi con gli inserimenti cercare, insomma, la verticalizzazione per... No, però molti hanno detto che con questo tipo di gioco si vincono altri campionati, non la Serie C. Cioè, magari in Serie B paga di più questo tipo di gioco, ma in C forse serve più essere concreti, no? Che fare il tiki-taka, ecco, per dirla in breve. Ma io sto con De Zerbi, mi piace come gioca il Foggia, secondo me alla lunga questo tipo di gioco ci porterà lassù dove meritiamo. Quindi voglio dire, bisogna insistere senza nessun timore, e poi la dea bendata alle volte ci può dare anche una mano, e quindi va bene così. Okay. Pino, che cosa è cambiato secondo te rispetto all'inizio del campionato? Insomma, abbiamo acquisito una mentalità migliore? Sì, più che mentalità sta uscendo proprio il qualche chiede De Zerbi da parte dei giocatori, sta avendo la risposta che richiede lui, sia fisica che mentale. Come tecnica non ci sono ombre di dubbi, ma proprio fisicamente e mentalmente, come dicevo anche nelle scorse domeniche, le squadre che andranno avanti sono lì, Foggia, Benevento e Lecce. Sta vedendo che la Casertana sta calando come tante altre, perché fisicamente sono quelle lì più preparate e come squadra sono le più propense per andare in Serie B. Adesso poi bisogna vedere pure col mercato che succede, no? A gennaio. Bisognerebbe... Esatto.
Giacomo, invece te che dici, insomma, questa fase difensiva con questi, tutti questi fuorigiochi siamo riusciti a fare, significa che c'è grande attenzione pure, no, in difesa. Mi sembra, insomma, la linea Gigliotti-Loiacono fosse sempre perfetta, un movimento... Abbiamo un muro in difesa, in realtà. Non subiamo un gol ormai, per fortuna, non voglio tirarmela, diciamo, per le prossime, ma da 4 partite, non sbaglio? 4-5 sì. Partite che non subiamo gol. Dal Monopoli. In realtà, da Monopoli, sì. In realtà non facciamo giocare gli avversari. Il primo tempo loro non si sono proprio affacciati, quindi, diciamo, in questo senso è anche facile. Quando tu dici che molti dicono che c'è bisogno di una squadra zanniera, aggiungono che magari in una partita si può soffrire, la grande squadra soffre e magari riesce a portare a casa il risultato. Secondo me il nostro gioco si basa proprio sul non soffrire, perché noi nel primo tempo non abbiamo sofferto nulla, e mentre, diciamo, fino a poco tempo fa pensavamo di soffrire le squadre che venivano da noi magari a chiudersi in 11 dietro nella loro area, diciamo nella loro metà campo, secondo me stiamo iniziando a trovare forse la soluzione a questi problemi, e al contrario forse soffriamo più quando le squadre vengono adattate. Nel senso, il Cosenza oggi mi è sembrata la squadra che si è chiusa proprio di più in assoluto tra quelli che abbiamo visto. Erano in alcuni momenti della partita, erano 5-5 in fila, li vedevi lì in 10 metri nel primo tempo soprattutto, era imbarazzante. Infatti, quasi, cioè, se fosse stato un tifoso del Cosenza mi sarei vergognato, perché proprio rinunciare a giocare la partita è veramente imbarazzante. Infatti ho pensato la stessa cosa, e soprattutto non mi è sembrata neanche sta grande squadra, o meglio sta gran difesa, essendo quella la miglior difesa del girone fino ad oggi. Noi adesso comunque siamo miglior attacco e miglior difesa. Miglior difesa. Quindi, insomma, e questa è la risposta a tutti quelli che il tiki-taka magari non paga, nel senso, per ora siamo... però uno può dire abbiamo fatto 4 gol in una partita, 4 gol in un'altra, è meglio 1-0 sempre. Assolutamente. Viaggio? Sì. Viaggio? Sì, no, sì, tu, ci sono. Fermati. All'inaugurazione del Foggia Store, no? Una grande iniziativa della società che si è dimostrata anche in questa occasione, diciamo, attenta e lungimirante, anche perché poi era una cosa che non era mai stata fatta anche in altre categorie. Secondo te, tutto questo entusiasmo che mi hai detto ieri si era creato intorno a questa occasione, si è trasferito bene sulla squadra? Perché molti dicevano, mo ci perdiamo a chiacchiere, lo store, la cosa, e poi ci perdiamo di vista la partita. Questo non è successo oggi, no, però no, in generale, insomma, no. Si sta traducendo bene questa simbiosi tra la squadra e il pubblico? Sì, assolutamente sì. Innanzitutto il clima che si respirava ieri all'inaugurazione del Foggia Store è il solito clima che accompagna tutte le iniziative di questa società, cioè l'idea che si ha è di una società che conduca in maniera manageriale le proprie iniziative, di una società e, diciamo, ricordiamo l'ingresso poi di Sannella proprio ieri, l'altro ieri, insomma, anche certificato la loro presenza in maniera, certo, ufficiale, diciamo. assolutamente sì. E ieri è stato uno dei tanti momenti in cui la società ha alla fine messo un altro tassello. Abbiamo necessità comunque di tutta una serie di fattori, cioè la società non è fatta soltanto dai calciatori che compra, se ha un progetto dietro deve metterci dentro il merchandising. Quello di ieri era il primo passo, non è il discorso definitivo, ma è il primo passo. E quindi mi sembra evidente che non si possa che applaudere per questo. Non ci perdiamo in chiacchiere, che ognuno fa il lavoro. De Zerbi deve mettere in campo bene la squadra. Mi senti? Sì, no, sì. C'è un po' di casino. È Giacomo che deve stare fermo. Giacomo, stai fermo. De Zerbi deve mettere in campo la squadra. Ci sono altri che hanno compiti diversi. La società deve fare sì che quadrino bene i bilanci. Cioè, io mi aspetto dalla proprietà che metta su un giocattolo che non sia una macchina che mangia soldi, perché prima o poi questo non è foriero di risultati positivi, ma sia una macchina perfetta dove anche i tasselli di natura economica e finanziaria vadano al loro posto. Il merchandising fa parte di questo, cioè è un progetto maturo, sono quelle piccole cose, è un fatto assolutamente mancate, diciamo, positivo. No, diciamo, sono quelle piccole cose. Di sta maglia qua, onorate di questa, niente,
Era partito una cosa per sbaglio. Vai. No, dicevo, sono quelle piccole cose che poi sono mancate fino adesso, no? Piccole che però riescono paradossalmente a ottenere grandi risultati. Sì, sì. E ad ogni modo mi sembra, insomma, che le basi siano buone per la società, quindi possiamo guardare avanti con serenità per il momento. Sì, almeno, sì. Ecco. Possiamo dire che a quell'iniziativa di ieri, un'iniziativa molto tranquilla, con un bel po' di gente, trovo anche bello il fatto che sia fatto tutto in un supermercato, in un posto dove va la gente comune che passava, vedeva questi tifosi. Certo. Il fatto che poi si siano anche trattenuti successivamente, perché ecco, questa non è una società che è distaccata dalla città, dal resto della gente, è dentro questa comunità, è dentro la nostra storia. Io penso che questo non sia che un modo positivo di andare avanti. Fa parte del loro ruolo, non so perché qualcuno possa pensare di criticare, però fa un po' fatto che magari qualche voce fuori dal coro c'è sempre, non è detto che dica sempre cose giuste. Va bene, io farei un ultimo giro in prospettiva di domenica prossima, partirei da Giacomo, che lo vedo mogio. Che mogio? No, in genere l'altra volta il risultato che sembrava perché Martina Franca è stata sempre un po' una partita, una trasferta ostica, campo brutto, gente brutta, derby minore, si può dire così, insomma, diciamo l'ultimo derby in terra a Martina Franca, faremo, si può dire, no? per un po' di decenni, quindi cosa ci aspettiamo? Mi aspetto per forza di cose una grande vittoria, ma come posso aspettarmi qualcosa di diverso? Martina però ci porta anche bei ricordi, io il gol di Marruocco sul rigore comunque lo porto nel cuore. Detto questo, non si può non vincere, sarà un campo difficile, sarà un campo brutto a livello proprio di terreno di gioco, ma li distruggeremo come è giusto che sia. Okay. Pino, che dici? L'anno scorso siamo andati in vacanza con quella sconfitta di Barletta terrificante, quindi ce la siamo portata dietro per tutte le vacanze. Quest'anno potrebbe andare meglio? Sicuramente andrà meglio. Da come si vede il Foggia nelle ultime partite, andrà meglio. Secondo me andremo a Martina solo per vincere. Si vince un secco 2-0, Martina è lì al terzo ultimo posto e là deve rimanere. No, domenica prossima sarà penultimo, chissà, il Melfi, speriamo che vada così. Ma sicuramente andrà bene per il Foggia. Vincenzo, che dici? Mancherà Gigliotti per squalifica, mi sa, domenica. Che facciamo? Ma noi non abbiamo problemi dietro, abbiamo un altro grande centrale, De Giosa, quindi... Però sono le partite che il Foggia accusa queste, dobbiamo stare attenti, giocare concentrati, perché se partiamo... col fatto di dire che andiamo lì a fare un suo boccone del Martina, si sbaglia in partenza, quindi bisogna andare concentrati sapendo che siamo una grande squadra. Secondo te è impossibile che riproponga Coletti dietro anche in previsione degli arrivi di gennaio dei centrocampisti? No, secondo me ormai la scelta, il dato è tratto, Coletti ormai è lì davanti, non torna. Benissimo. Cristian, te mi sa, cioè anche con Martina Franca, visto le tue origini, un po' dei rapporti così, anche dei conflitti. No, origini sono totalmente foggiane, la famiglia foggiana, solo che essendo la mia famiglia, vivendo la mia famiglia a Taranto, avranno possibilità sicuramente di andare a fare finalmente una trasferta vicina, e sono contento per loro. Purtroppo giocheremo il 27, giocheremo il 27 se non sbaglio. Oggi è 13, no, giochiamo la 19. Il 27 si gioca sabato, No, perché sabato. Io sto facendo i calcoli per quando scenderò io. Vabbè, niente. Sì, ok, sabato prossimo. E niente, sono contento, è una partita difficile, un campo difficile soprattutto. Più che la partita, a me mi preoccupa il campo, perché è uno stadio piccolo, la gente si fa sentire, più di una volta abbiamo visto, insomma, che non siamo stati accolti benissimo. Già l'anno scorso è successo tutto quel macello lì, no? Con i dirigenti cacciati.
Beh, era sì, un'altra società. Loro non sono né tarantini né baresi, ancora devono capire bene cosa sono e quindi non hanno, so, bisogna, non so. bisogna capire bene che bisogna capire bene che tipo di avversario abbiamo, insomma, però insomma, stanno lì a metà e quindi stando loro a metà hanno necessità di avere certezze, noi siamo lì pronti per dargliele, gliele daremo sicuramente, gli faremo bene capire di che pasta siamo fatti, anche perché ho visto che prendendo la partita di oggi non ci sono manco problemi di formazione, come dicevi tu, Valentino, perché oggi penso che il test sia passato alla grande. Immagino, sì, io infatti spero che Sicurella, tra l'altro, non venga venduto, adesso non so, perché sembrerebbe una sciocchezza. Vedi, quello che voleva De Zerbi in parte si è realizzato, in parte. Ma cioè perché il fatto di avere i doppi giocatori per ruolo, no? Sì, perché poi Sicurella, tra l'altro, non dimentichiamo, non ha mai fatto un minuto quest'anno, è entrato direttamente alla quindicesima e ha risposto benissimo. Insomma, in una partita pure complicata. Giovanissimo. Molto giovane, infatti. No. C'è da dire che magari un trasferimento in prestito potrebbe essere una soluzione, nel senso dipende. Se hanno intenzione di farlo giocare, bene, se deve fare però una sola presenza, anche alla luce, diciamo, dell'arrivo di Vacca, conviene che vada a giocare in prestito. Io sono un estimatore di Sicurella, nel senso, dico per lui. Io penso che per quest'anno i giochi siano fatti, adesso vediamo a gennaio se hanno intenzione di tornare sul mercato e quindi rientrare un po' in qualche spesa, ma io penso che comunque così com'è la formazione è abbastanza valida, insomma, comunque è competitiva. Assolutamente. Poi comunque avere qualcuno così in panchina ti dà la sicurezza ed è la serenità di poter affrontare ogni partita anche quando ci sono degli episodi che durante un intero campionato possono avvenire, insomma. Tra l'altro, per chiudere giusto il discorso Sicurella, lui ha giocato tutta la partita di Coppa Italia come difensore centrale. E quindi nemmeno l'ha provato a centrocampo, oggi ha giocato una partita intera da centrocampista e quindi anche la versatilità di molti giocatori è importante poi, no? Perché anche in varie fasi della partita ti può permettere di giostrarli in maniera diversa. Biagio, sì. Biagio? Sì, ci sono. Vabbè, no, chiaramente diciamo, dimmi. No, dicevo rispetto a questo e poi anche rispetto alla situazione ambientale magari ci troveremo a Martina rispetto all'anno scorso, insomma, anche quello che era successo. Noi abbiamo ormai siamo alla fine del girone d'andata, manca poco, ritengo che non ci siano più problemi di mentalità, non può fare paura andare a giocare a Martina, si è giocato in campi veramente difficili e complicati. Non credo che questo sia un problema, non per questa squadra. Lo avete visto la Casertana, avete visto il Catania, avete visto il Cosenza oggi. Le squadre quando incontrano il Foggia sanno di incontrare una squadra che è di livello superiore. Non è automatico che vinca, come ben sanno a Monopoli, però sanno bene che se col Foggia la metti sul piano, diciamo, fisico, gioco, perdi sicuramente, perché comunque con la tecnica loro riescono comunque a superare certi ostacoli. Io credo che arriviamo a Martina con la giusta concentrazione, non credo che questa squadra commetta l'errore fatto nella prima partita con la Paganese, non va a Martina convinto di andare a fare una passeggiata, andrà con la convinzione, è servito tanto quel periodo di crisi, non quello intermedio che non era una crisi di risultati ma non di gioco, il periodo iniziale ha dato le coordinate giuste a questa squadra, hanno capito che non si deve scherzare quando si va a giocare su campi, più sono piccoli più hanno fame e più sono pericolosi. Oggi abbiamo giocato contro la quinta in classifica, la miglior difesa, insomma, sì, era un punto da noi. No, adesso diciamo forse l'equilibrio bisogna non perderlo quando rientreranno i vari Quinto, Vacca, insomma, che perché il quadro è stato fatto adesso, diciamo, la squadra si è quadrata, bisogna stare attenti anche a come reinserire le varie pedine. No? Ma diciamo l'integrazione di Vacca è sicura? Vacca con Foggia era la presentazione ieri. Sì, ragazzi, c'era ieri, c'era ieri alla presentazione. Sta solo aspettando il gennaio, Vacca. Scusate, sì. Secondo... Tenderei ad escludere che fosse lì soltanto perché voleva chiedere gli autografi a qualcuno. Secondo me era Insomma, non credo se la sei comprata da solo la tuta.
La maglietta l'ha comprata, oddio. però. Ma secondo voi c'è... forse vuole anche lui la macchina come Iemmello, chissà. Sì. E se un regista Varca andrà a sostituire Coletti oppure andrà a fare la riserva di Coletti, domanda, secondo voi? C'è questo rischio. Che faccia la riserva? No, io penso che Coletti tornerà dietro, parere mio. Sì. Anche se però dovrebbe togliere lo Iago, no? È impegnativo. Mette a destra. E soprattutto però Varca, allora... Varca è più aggressivo, come gioco. Forte va. Ha un gioco propositivo maggiore. Se hai davvero intenzione di integrare il Foggia con un giocatore del genere, è per farlo giocare, non credo per fargli fare la panchina. Però cioè, sarebbe, si rischia un problema anche tra virgolette, nel senso che Coletti. Vabbè, insomma, dai, ci siamo sempre lamentati che non c'eravamo un giocatore. Ah, no, figura di abbondanza. Ci penserà De Zerbi. Meglio so abbondare. No, assolutamente. Magari per esempio infortuni, una cosa, ce l'avessimo avuto prima, Varca, sarebbe stato pure meglio. Volevo precisare una cosa. Per quanto riguarda domenica prossima, il Martina, purtroppo, ha fatto 12 punti, li ha fatti tutti e 12 in casa. Sì, infatti. Quindi, no, c'è da precisare, bisogna vedere un po' la motivazione, il perché, quale sia la motivazione perché loro riescono a fare punti solo in casa. Quindi, perché è uno stadio ostico quello, in casa giocano... terreno, forse ci sono vari fattori da analizzare, speriamo che lo riusciamo a sfatare questo... Sì, per passare pure le feste tranquilli, insomma. Così poi ricominciamo l'anno sprombattuto e recuperiamo gli infortunati e andiamo a ve le spiegate a vincere il campionato, insomma. Io così saluterei tutti quanti, chi ci ha seguito anche su Mitico Channel, su www.miticochannel.com, saluterei Pino da California, Cristian da Roma, Giacomo da Milano e Vincenzo da Pomarance e Biagio. Buonasera. In cabina di regia a Foggia. Ciao, sì, a tutti, io saluto tutti, aggiungo che oggi abbiamo sperimentato non più per una necessità tecnica, ma abbiamo volutamente scelto di provare una formula diversa, spero vi piaccia. Non è affatto necessario che che Foggia conduca questa trasmissione, perché questa è una trasmissione che è dedicata a tutti i tifosi del Foggia, con un occhio particolare a chi da Foggia è lontano, e quindi mi sembra anche corretto e giusto che si dia spazio soprattutto qui a chi la vede per necessità, non allo stadio. Fra l'altro Valentino si è comportato benissimo, è solo il primo esperimento, poi vedremo di farne degli altri anche con altri, e quindi io passo la parola al conduttore, io sono solamente in regia oggi, passo la parola a Valentino così potrà concludere e lanciare la sigla. Benissimo, io appunto ringrazio tutti e rinnovo l'invito a chi ci segue di cercare di partecipare anche a questa trasmissione, perché appunto è fatta da gente che si è conosciuta così, quindi non siamo una setta ristretta, insomma, c'è spazio per tutti. C'è spazio per tutti. E niente, ci vediamo settimana prossima per la partita di Martina. Io spero di essere allo stadio e spero di incontrare tanti amici foggiani. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao, Vale. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Valentino.